Eccoci. Dunque, l'ennesimo traghettino, l'ennesimo, e poi il secondo traghettino, ma qua sarà così, perché le strade a un certo punto finiscono nel traghetto, perché c'è il fiordo, giusto? Quindi prendiamo questo traghettino per dirigerci verso Eisfjord. Allora, adesso ci stiamo imbarcando. Non abbiamo capito se paghiamo all'arrivo perché qui non ci hanno Sì, non fatto abbiamo fatto pagare. distanza. Adesso ci fanno andare dietro dove? Solomino ci dice dietro al Dietro al camper. camper. Sono di poche parole, non dicono niente, fanno cenni. È un pezzo di... la continuazione della strada questa. Sì, bene. Parcheggiati. Non si può salire, ma si può stare solo qua sul È ponte. come una strada. Siamo partiti di là. Direzione Nesvik. Allora, praticamente stanno facendo la foto alla targa e credo che venga registrato un po' come l'autostrada. Quando saremo in Italia pagheremo tutto. Quanto? No, Non si vabbè, sa. all'uscita ci diranno. Ma lo prende, c'ha qualche problema. Silvestra ha qualche problema nel Italiane? fare italiane, italiane, che cazzo di che parla chiedetemi i nomi, poi c'è. magari li scriviamo poi, Magari ci informiamo, poi li scriviamo. verbalizziamo. Zero traffico, praticamente non c'è nessuno. Ah, hai preso i biscottini, eh? Allora, abbiamo fatto pranzo in questo bel posticino. Adesso prendiamo il caffè. Caffettino Caffettino. con la Nutella. Non far pubblicità, che noi. Facciamo pubblicità. Caffettino. Me la magno e basta. Vabbè, però, mica male, direi. Si sta anche bene. Fa freddo. C'è anche una spiaggetta laggiù. Ah, c'è una spiaggettina, guarda. Non ci parla con la bocca piena. Non ci parla con la bocca piena. No, no, c'è una spiaggetta. Hanno lasciato. Sì, vabbè. C'è una pace.
abbiamo appena fatto una foto che abbiamo messo prima nel video. La GoPro ce lo siamo dimenticato, ma eravamo talmente presi dalla meraviglia di quello che vedevamo che la GoPro è rimasta sul camper. Ci siamo fermati e abbiamo fatto una foto, quella proprio spettacolare, quella che quando uno pensa alla Norvegia pensa a quella foto, pensa a quello scorcio. Qui è magnifica, questa strada è veramente uno spettacolo. Casetta rossa, fiordo, la luce era perfetta, oltretutto oggi è una giornata spettacolare, quindi veramente veramente uno spettacolo. Strada un po' strettina, però merita. Strada 13, la 13, perché sì, volesse seguirla. È tutta panoramica, serpeggia tutta in mezzo ai fiordi, i cui nomi ora mi sfuggono, perché poi è veramente difficile, perché si diramano talmente tanto che puoi riuscire a capire qual è il fiordo giusto, qual è il nome corretto. Comunque direzione Eitfjord, giusto? Sembra, se poi abbiamo sbagliato correggiamo poi. Ok, bellissima comunque, veramente. Qua d'inverno? Probabilmente sì. Lenna, nel senso che ci sono da noi. No, ma guarda le case con i tetti d'erba, sono bellissime. Che si mimetizzano col paesaggio. Allora, dunque, stavamo guidando, no? Vero? Sì. Così. A un certo punto ho detto, oh, guarda una cascatella! Poi l'abbiamo riconosciuta. No, sono quelle famose che, insomma, per caso ci siamo finiti. Non pensavamo fossero qua, ecco, ci siamo sconfonduti, ci siamo confusi. Comunque eccole qua, adesso le giriamo, sono le Latefoss, non so se si pronuncia così, le cascatelle, questa cascatella, due cascate, che sono molto molto famose. Adesso ci avviciniamo così le vediamo meglio, eh? Proprio le cascate, non so se si vede dal video, ma è un verde bellissimo l'erba. Cosa c'è? Ovviamente c'è anche il chioschetto con la vendita dei souvenir. Vieni. Cosa adesso vieni? Elena è contenta che vuoi fare un po' di shopping. No, io non faccio nessuno shopping. Non c'è neanche tanta gente, guarda, ci sono anche gli animali morti, le pelle di animali morti. Diciamo che i paesaggi sono stupendi, eh? La strada è sempre stretta, vero Enrico? Sei provato, vero, da questa guida? No, non più di tanto. E poi la cosa carina è che i camperisti a un certo punto si danno il cambio, come i ciclisti. Per fare l'apripista, perché comunque stare davanti è dura. Quindi con questo signore qua norvegese ci siamo già scambiati un paio di volte. Morellere, ecco. Poi la cosa molto particolare, ci sono, adesso è sera, cioè pomeriggio, quindi sono già, ecco qua, esaurite. Ce n'è poche. Vendono le ciliegie o le fragole. Morellere, abbiamo capito che sono le ciliegie. C'è una scatolina, uno si ferma, prende la scatola di fragole oppure di ciliegie, come preferisce, e lascia i soldini
nella scatolina. Commentavamo, vabbè, grande civiltà e qui spettacolo Sì, anche veramente. perché non c'è nessuno che controlla. Esatto. Totalmente incustodite. E alla sera il proprietario del, qui addirittura, ah no, però c'è. Alla sera il proprietario del banchetto, infatti ne abbiamo già visti alcuni, praticamente quando è finito tutto le scatoline vendute, rimane solo la scatola con i soldi, passa, prende la scatola e porta a casa diciamo, il ricavato della giornata. In Italia dicevamo arriverebbe, non ci sarebbero più nella scatolina, nelle fragole, niente di Neanche la niente, casetta. neanche la casetta. No, vabbè, c'è poco da ridere perché, però veramente ce n'è una quantità pazzesca. Adesso noi non abbiamo purtroppo i contanti, quindi provvederemo nei prossimi giorni. Spero di pronunciarlo correttamente, che dopo andremo a fare, che è stato completato nel 2013. Pare, secondo la guida dice questo, che il ponte sospeso con gallerie alle due estremità più lunghe del mondo. Laggiù, così dice la guida, ho letto, Planet, qui, no, di Planet Norvegia. Oi oi oi, Oi 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 oi. oi 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 oi
astroi a passare, chi lo sa? Mamma mia, che roba. Sì, ce la Sì, ce la facciamo, facciamo. anche con la GoPro. Questo qua è imperterrito. Sembra stretta, ma è larga, alla fine Enrico la strada. Sì, si Sembra, allarga si allarga, all'occorrenza. si allarga, si stringe. Dove dobbiamo andare? A sinistra, qui c'è una rotonda dentro il tunnel. Rotonda dentro a un No, mai visto una tunnel. roba così. Cioè, una roba senza senso. No, questa cosa veramente Perché non se ha no di là si va su, senso. si va poi verso Berghet col E ponte, se ma no lo faremo ritorniamo, la domani. rifacciamo, visto che a noi ci piace, stasera facciamo avanti e indietro su questa rotonda Esatto. blu, la rotonda del tunnel. Eccoci, siamo arrivati in fondo a questa strada, alla stretta strada 13, che ci ha accompagnati tutto il giorno, quella è Eidfjord. Speriamo di fare una passeggiatina a piedi per far vedere prima di cena. Tramite una galleria sia all'ingresso.